Finalmente siamo alla grotta del Beato Bernardo, come vedete dalle icone religiose alle mie spalle, ma il motivo per cui siamo qua è relativo a un'altra leggenda, non molto sacra, anzi opposta, in cui sembra che un mago, o un santone, come si diceva, si fosse ritirato qua, avesse stilato un patto con una forza demoniaca, addirittura il diavolo, su un monte vicino, che poi andremo ad esplorare, e avesse creato un libro delle virtù, in realtà uno dei libri più demoniaci che potessero esistere, un libro indistruttibile che causò così tanto male alle persone che lo stesso creatore si pentì di averlo scritto e tentò di distruggerlo più volte, senza mai riuscirci. E quindi andò dai frati che a quel tempo erano in Agolla, consegnandogli il libro, pregandoli di distruggerlo. Ma sembra che anche i frati fallissero nel compito e infine lo nascosero, probabilmente in qualche sotterraneo, e da lì il libro è stato dimenticato. Noi stiamo cercando di rivisitare questa leggenda per capire quanto di vero ci possa essere. Abbiamo qualche indizio nelle tradizioni popolari che vogliono che questo sia un luogo di ritiro spirituale, ma possibilmente anche magico, perché sapete come la religione ha tentato di nascondere, perlomeno in Italia, ma in molti altri posti naturalmente, le tradizioni precedenti. Quindi se vi era un alchimista o un mago, poi diventava un santo o una santa. Quindi noi cerchiamo di raggiungere e trovare l'origine delle leggende e c'è un indizio in cima a un monte che è legato al diavolo, dove adesso Lorenzo, il nostro contatto locale, mi porterà e quindi cerchiamo di vedere per la prima volta, perché nemmeno lui c'è mai stato, di vedere se esiste questa traccia che possa in qualche modo ricondurre a una qualche potenza soprannaturale. Comunque, prima tappa, la grotta è stata raggiunta. Adesso proseguiamo.